perché un giornalista educa se scrive bene. Un'educatrice racconta se educa bene. E oggi abbiamo bisogno di uomini e donne che sanno raccontare la vita. Raccontarla con il sorriso, raccontarla con la bontà, raccontarla con la verità. È arrivato questo giorno così atteso, così cercato. Un giorno molto caldo, ma il calore esterno è anche un calore del cuore, perché penso che tutti i vostri carissimi parenti e amici qui attorno a voi abbiano nel cuore quel calore che vuole essere vicinanza, prossimità verso di voi. Ma la bontà di Dio passa anche attraverso la bontà di chi vi ha creato, cara Noemi e Luca, i vostri genitori. Di chi avete poi incontrato lungo i percorsi, i sentieri della vostra, delle vostre strade, delle vostre scelte di vita. Quando ci hai detto che ci saresti sposata, eravamo incredule perché finalmente avevi la possibilità di realizzare uno dei tuoi sogni. Forse per un'occasione come questa ti aspettavi un discorso strappalacrime, ma sappiamo che le nostre amicizie non hanno bisogno di ciò, perché il bene che ci lega non necessita di grandi parole. L'amore vero, l'amore autentico, niente e nessuno lo può cambiare. Quando percorri quei 10-15 metri che dalla porta della chiesa portano all'altare, conduci tua figlia, capisci quanto è bella la vita. Io sono stato fortunato di avere una figlia come Noemi. Oggi io ho aperto la mia casa a un altro figlio e auguro a Luca e a Noemi tutta la felicità che meritano. Allora coniugate la vostra vita insieme, il vostro amore insieme, coniugate anche le vostre due attività lavorative ben diverse, ma sotto sotto, se sono vissute in modo degno, in modo bello e vero, raccontano la vita. Io Luca accolgo te Noemi come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Noemi accolgo te Luca come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Noemi, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, l'applauso qui ci sta, forza! Stay alive, stay alive.
thinking while I sit and listen. Flipping through competition. Try too hard to find love. I'll be your favorite flavor. Smooth, no, you won't need a chaser. Volevamo augurarvi innanzitutto una vita felice insieme. Sei e per tutti sarai Samu sempre. È giusto che anche una persona buona come te oggi abbia il suo lieto fine, quindi ti farei un applauso. Faccio i complimenti a mia figlia che ha organizzato un matrimonio perfetto. Grazie a tutti, ma volevo fare un ringraziamento agli amici di Noemi che gli hanno reso questa serata indimenticabile. Grazie e un applauso. Infine ringraziare comunque entrambi per non averci mai chiuso la porta in faccia, nonostante la nostra presenza che a volte poteva essere stata un po' ingombrante. Quindi chiediamo a tutti quanti finalmente di urlare un brindisi agli sposi con un bel "sti cazzi, si sono sposati!"